Allora, professore, ci ritroviamo oggi con il suo inesauribile taccuino e abbiamo un quadro piuttosto inquietante. Infatti, è un quadro che appartiene a un autore che si dice essere metafisico. In questo quadro io vedo questo orologio che segna le due, ma questo orologio cammina, è fermo. Che significa questa sospensione di questa piazza? Sì, è proprio un quadro significativo e sintomatico di De Chirico alla metafisica. Penso che vada Quindi De anche Chirico, De parliamo di De Chirico e poi Chirico. la metafisica è il periodo degli anni 10. È un periodo importante, significativo nell'arte, nel senso che De Chirico qui diventa un punto, direi, un passaggio fondamentale nell'arte. Mi premerebbe, per capire la metafisica, richiamare un giudizio di Argan. Quando parlava della morte dell'arte, cioè tutto è stato dipinto, tutto è stato detto nell'arte. L'arte perché è morta, diceva Argan? Perché non fa più sistema, sue parole, con, direi, lo scenario dei linguaggi. Ecco, De Chirico apre una prospettiva della metafisica, oltre le apparenze, oltre le cose, oltre la realtà empirica, Quindi come. l'idea di metafisica è qualcosa che ha a che fare con una specie di resurrezione dell'arte? Sì, di un'apertura, tutto un orizzonte, una stimmung inedita, un grande orizzonte infinito, l'infinito. Non c'è nulla di proprio l'infinità dell'interiorità, l'infinità della nostalgia, l'infinità della solitudine, al di là delle cose, al di là delle apparenze. Vogliamo provare a entrare un po' più nel dettaglio? E allora, dove ci porta questo De Chirico? Questo quadro che hai richiamato tu, Alessandro, ecco, ci suggerisce il primo grande tema di De Chirico, il tempo. Il tempo è una grande tematica. Teniamo presente che De Chirico è una cultura europea, la Grecia dove è nato, Monaco dove legge la filosofia tedesca, Parigi. Il tempo, quel quadrante dell'orologio. Se dice un tempo senza tempo per De Chirico, non è il tempo cronologico, non è il tempo empirico, il passato, il presente, il futuro, è il tempo nel mistero del mito, nel mistero del non tempo. È la grande intuizione di De Chirico, anche filosofica. Un secondo grande tema che apre De Chirico è la malinconia, la stimmung malinconica. Che cos'è la malinconia? Non dobbiamo pensare alla malinconia in senso riduttivo. No, la malinconia è un orizzonte dell'assenza, della nostalgia, della solitudine. In De Chirico c'era anche una solitudine affettiva. Per esempio, un piccolo richiamo che mi sento di fare, nei suoi scritti ha degli elogi verso le due mogli, ma sono sempre elogi intellettuali. De Chirico ha avuto una solitudine di tipo affettivo. Terzo grande tema che apre De Chirico è l'ombra. L'ombra è il mistero che è fuori dalla coerenza dei numeri. Noi abbiamo direi una visione empirica delle cose. De Chirico la supera, l'ombra, l'imperfezione ontologica, il mistero. Oppure pensiamo a quella bambina che corre in una piazza dietro a un cerchio. Per l'ombra, oppure le figure inquietanti, oppure le statue. Ecco, per l'ombra vorrei richiamare, per creare una relazione molto significativa tra forse il pittore più significativo del Novecento italiano, De Chirico, e la coscienza poetica significativa Montale, vorrei richiamare gli ossi di seppia. Negli ossi di seppia Eugenio Montale dice: ah, l'uomo che se ne va sicuro, è l'ombra sua non cura che si stampa su uno scalcinato muro. Ecco, De Chirico ed Eugenio Montale. Ecco, questo Ma aspetto quindi, dell'ombra. se capisco bene, l'arte dovrebbe avere un po' questa funzione di regalarci anche le cose più quotidiane e farcele riscoprire. In qualche modo De Chirico ci regala delle cose quotidiane come un orologio, un'ombra. No, è vero, ma nelle cose quotidiane, per De Chirico, si apre il mistero. Non c'è nulla di più misterioso del quotidiano, a tal punto che un grande architetto come Le Corbusier, in una testimonianza, in un articolo di Mario Botta, Le Corbusier diceva: lo spazio indicibile dell'architettura non appartiene solo alla realtà, ma appartiene anche allo sguardo interiore, della memoria, della nostalgia, E dell'assenza. quindi in due parole, perché tutte queste piazze?
Proprio perché in De Chirico le piazze sono questa significazione profonda del mistero, dell'enigma. I porticati sono questa frase dell'enigma, sono queste architetture che abbiamo dentro di noi che appartengono non tanto alla realtà, ma a un mondo interiore. Questo quindi è il regalo che ci fa De Chirico, certo. Aiutarci a rivedere anche le nostre città con questo sguardo nuovo, sottratto diciamo da quella dalla vita che potrebbe quotidiana. Essere una funzionalità. You light the skies up above me. A star so bright, you blind me. Yeah. Don't close.